Furore 2, sarà realizzata la terza stagione? Consueto appuntamento dedicato alla famosa serie televisiva Furore 2, giunta alla conclusione, perché domenica 8 aprile 2018. Sulla rete ammiraglia Mediaset è andata in onda l'ultima puntata. Purtroppo non ci sono buone notizie per tutti coloro che sperano di vedere il prosieguo delle vicende della famiglia Licata. Riassunto dell'ultima puntata. Nell'ottavo e ultimo episodio Marisella e Giovanna sono andate a vivere insieme a Napoli, per dimenticare il passato e ricominciare una nuova vita. Intanto all'Ido Ligure, Saro, dopo aver accettato di convolare a nozze con Giuseppina, soltanto perché aspetta un figlio da lei, ha ribadito alla sua futura sposa che tra di loro, non ci sarà mai nulla, dato che il loro rapporto è fondato soltanto sulla menzogna. Per fortuna la sorella di Marisella, dopo essere stata assalita dai sensi di colpa, ha preso una saggia decisione, perché ha rinunciato a coronare il suo sogno d'amore. In seguito, Saro e Franco si sono messi in viaggio per il sud, con l'intento di riconquistare le loro donne, ma purtroppo un nemico ha tramato alle loro spalle. In particolare Giovanna e la madre Anna Spada stavano per essere uccise, ma fortunatamente grazie all'intervento provvidenziale della polizia. Non è successo nulla. Nella parte finale, l'amore è riuscito a trionfare nonostante le numerose avversità, dato che le coppie della serie hanno raggiunto la felicità. Brutta notizia per i telespettatori? Dopo intrighi e colpi di scena inaspettati, ieri sera su Canale 5 si è concluso il secondo capitolo della fiction Furore. Che, come ben sanno i telespettatori, non ha avuto la stessa fortuna della prima serie, dato che le puntate non hanno mai superato il 10 di share. Purtroppo, al momento, le prime indiscrezioni circolate sul web non sono affatto positive, perché parlano di una chiusura dello sceneggiato. Che non è riuscito a registrare ascolti soddisfacenti. Molto probabilmente il pubblico non è stato troppo coinvolto perché sono passati ben 4 anni dal primo esordio. Oppure a causa degli attori presenti nel cast che non hanno suscitato interesse. È bene precisare ai lettori, che, al momento, i dirigenti del Biscione non hanno ancora comunicato nessuna decisione ufficiale sulla realizzazione della terza stagione. Quindi per sapere ulteriori notizie al riguardo, è consigliabile non perdere i prossimi aggiornamenti, seguendo il sito Blasting News.